Benvenuti ad una nuova puntata di GCN Italia. Oggi vi mostreremo la KTM Revelator Alto Sonic di Giovanni Visconti. KTM, acronimo di Kronreif Truckenpols Mattighofen, ovvero i nomi dei fondatori della città austriaca dove è nata l'azienda nel 1934, ha presentato nella stagione 2019 il suo miglior modello da asfalto. La bici è di colore nero con linee arancioni come la scritta KTM. Sul telaio troviamo l'adesivo con il nome Visconti collocato nella parte posteriore del tubo orizzontale. Il marchio Sell Italia è secondo nome della squadra dopo Neri Sottoli. La partnership quindi è importante ed è ovvio trovare sulla bici la sella di questo marchio nella versione Team Edition. I pedali sono Xpedo NXS. Il gruppo montato su questa bici è lo SRAM Red Wireless e nella guarnitura si trova il misuratore di potenza Quark. Corone anteriori con una dentatura insolita 37-50, pignoni invece 10-28. Un assetto che si distingue sicuramente dalla maggior parte del gruppo. Le pedivelle sono da 172,5. Passiamo alla parte anteriore della bici con l'attacco manubrio in carbonio da 130 mm K-Force FSA e il manubrio, sempre K-Force, in carbonio da 40 cm di larghezza, sulla quale troviamo montato il computerino Brighton. Freni a disco SRAM da 160 mm quello anteriore e da 140 il posteriore, montati sulle ruote in carbonio Ursus Miura TS37. Tubolari Schwalbe Pro One HT da 25 mm. I portaborracce sono Elite. Per quello che riguarda le misure con la quale l'ex tre volte campione italiano su strada corre, iniziamo con quella del telaio che è da 49. Altezza sella 71,2 cm mentre la lunghezza punta sella centro manubrio è di 53,5 cm. Chiudiamo con il peso totale della bici che è di 7 kg esatti, solo 2 etti sopra il peso minimo consentito. Quindi cosa ne pensate della KTM Revelator di Giovanni Visconti? Fatecelo sapere nei commenti e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!